big della politica nazionale tornano in città, questa volta per dire no alla riforma costituzionale. Arezzo per un giorno diventerà infatti epicentro della politica nazionale per il centrodestra. Sarà lanciato sabato 23 luglio da Giorgia Meloni, leader nazionale di Fratelli d'Italia, il comitato referendario No Grazie all'Auditorium di Arezzo Fiere Congressi. Ci saranno circa 200 amministratori tra presidenti di regione, sindaci dei capoluoghi, da quello di Venezia, Lecce, Ascoli, Arezzo che porterà i saluti in quanto padrone di casa. Costituiremo insieme a Giorgia Meloni e altri big del centrodestra, tra cui Toti, Maroni, lo stesso Salvini, Romani, Brunetta e quant'altri, il Comitato Nazionale per il No, un comitato che chiaramente è promosso dall'area di centrodestra perché le ragioni del no non sono comuni a tutti gli altri che sono per il no, perché noi siamo dei veri riformatori, non ci piace questo pasticcio. Dobbiamo smetterla di pensare di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza. Per noi il percorso principe potrebbe essere quello dell'Assemblea Costituente. Tutti i cittadini si devono riconoscere in una nuova Costituzione, una Costituzione riformata, e è un vero danno, come dire, al valore, al senso della Costituzione, che deve essere la carta principe nella quale tutti si devono riconoscere. Perché è stata scelta Arezzo? Arezzo ancora una volta sotto i riflettori nazionali. Arezzo è premiata perché, come dire, c'è un gruppo di persone che si è sempre data da fare, ha sempre organizzato grandi eventi politici nazionali, convention di tutti i tipi negli anni, e quindi ci hanno sempre dato queste opportunità e noi siamo felici che Giorgia Meloni ha riposto di nuovo su di noi questa fiducia. Ma ci sono anche altri motivi: questa è Arezzo, è la città identificata col ministro Boschi, è la città che ha segnato il declino del governo Renzi, a partire dal caso Banca Etruria. Grazie.